Allora, il tema di oggi è la relazione tra user experience e customer experience. Io sono Pasquale Borriello, CEO di Arcage, siamo un'agenzia di comunicazione e customer experience, ma anche co-founder di Italian CXPA Network, che è il network italiano della CXPA, che è la più importante prima associazione internazionale di professionisti della customer experience. Il tema è, non troppo tecnico, ma molto denso, e quindi magari possiamo iniziare con un minuto di presentazione e vi passo la parola, facciamo un giro rapido e poi vi coinvolgo su questa convergenza tra UX, il mondo digitale e la customer experience. Prego, vogliamo cominciare da te, Anna. Ciao a tutti, io sono Anna. Lavoro per Venchi, forse già la conoscete, cioccolato e gelato. Sono entrata in Venchi come Customer Care Coordinator e ora mi occupo un po' più generale del prodotto digital, quindi tutto quello che è sia il forecast, lo stock dei canali digitali, sia la creazione contenuti. Un po' lo dicevamo stamattina, mi pare la prima plenaria, è bello che, ed è anche un po' il nostro obiettivo, di avere qualcuno che si occupa sia del mondo customer, quindi ha il contatto diretto con il cliente, che però è anche nel pieno di quello che è l'operation del prodotto, il contenuto di quello che effettivamente vendiamo e facciamo nel sito tutti i giorni. E questo forse è un po' stato il mio percorso di sviluppo in Venchi, l'avere il fil rouge per noi è il prodotto che collega sia il cliente che poi tutto quello che c'è dietro e quello che utilizza il cliente. Ciao, mi sentite? Sì. Ciao a tutti, io sono Cristian Vaghi e lavoro in Sky Italia da più o meno 16 anni ormai, anche ho fatto un po' di tutto ovviamente. Sono entrato nell'area vendite, poi mi sono spostato nel project management e da 3 anni sono responsabile del team di Customer Experience e Journey Design. Quindi, di cosa ci occupiamo? Ovviamente di Customer Experience, quindi sia tutta la parte un po' più di strategia, improvement dell'esperienza del cliente, di tutto il mondo legato proprio al design, dalla ricerca a poi il disegno dell'esperienza omnicanale di tutti i nostri clienti, fino agli aspetti un po' più culturali, quindi il fatto di riuscire a far conoscere, entrare in un'azienda la customer experience, partendo poi dall'esperienza che è quella anche dei dipendenti, perché ovviamente poi questo diventa una cosa fondamentale per avere poi dei risultati anche sui clienti. E è il secondo anno che sono qui a parlare di customer experience, è secondo me un'occasione importante perché comunque sono momenti molto utili per un po' confrontarci, no? In tante persone che comunque si occupano di cliente finale e quindi niente, iniziamo. Ti lascio la parola e grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono Giampaolo Grossi, lavoro in Starbucks, sono da 5 anni in azienda, ho aperto il primo store proprio qui a Milano, Piazza Cordusio, spero che ci siate stati. Un po' di gente ci è venuta, la verità. E, dopo questi primi 4 anni e mezzo, precisamente, l'apertura della roastery, in precisione, le roastery sono un po' il fiore all'occhiello dell'azienda, hanno un aspetto completamente innovativo, architettonico, digitale anche, molto, molto importante, sono solamente 6 nel mondo. E dopo questa realizzazione abbiamo continuato ad aprire con il gruppo Percassi in franchising tutti gli altri store, quelli con la sirena verde che conoscete a giro per il mondo, e adesso mi sto occupando invece di un nuovo progetto di sviluppo sempre nel mondo Reserve, che fa parte proprio di un ramo di azienda dove vogliamo portare e ampliare anche questo mondo qui proprio qua in Italia. Prego. Ciao a tutti, sono Francesco Compiani di Doxy. Personalmente ho un'esperienza vasta sul mondo del marketing, del digitale, della comunicazione anche tradizionale in realtà, sia vissuta dal punto di vista cliente, quindi multinazionali,
ma anche dal punto di vista agenzia o consulenza, quindi un po' questo doppio, diciamo, punto di vista sul mercato. In Doxy mi occupo dello sviluppo, ho la responsabilità dello sviluppo dei prodotti che sono legati alla digital customer experience. In realtà Doxy è un vendor italiano, anche se siamo una multinazionale, che ha una piattaforma che nella sua parte più core gestisce customer communication management, quindi comunicazioni personalizzate, tipicamente transazionali, ma in realtà è questo un po' il contributo che vorrei portare oggi. All'interno della piattaforma abbiamo anche degli oggetti, dei prodotti che sono in grado di aiutare, ed è quello che facciamo, diciamo, tutti i giorni con i nostri clienti, ad aiutare la trasformazione digitale dei touch point lungo tutto il customer journey. Buongiorno a tutti, sono Gregorio Oglioni, vengo da Zurigo, lavoro presso l'ospedale di Winterthur. Mi presento sempre con tre parole. La prima è trasformazione, è quello che ho fatto durante tutta la mia carriera, e vedendo tutta questa gente, che trasformazione si può fare in una ditta se non è customer centric. Quindi il secondo tema è la customer experience, che ho seguito nell'ultimo decennio. Sono molto attivo nella customer experience community come CX Keeper, ho partecipato a diversi eventi internazionali, ho scritto diversi libri su questo tema. E l'ultimo tema, alla fine, quando si parla di customer, che siano pazienti o che siano persone, parliamo di esseri umani, e quindi per me è molto importante anche citare la mia famiglia, quelli che mi danno la forza e che mi danno il permesso di continuare nel mio hobby portando avanti il tema della customer experience nel campo internazionale. Dovrebbe funzionare questo? Sentite? Bene. Buon pomeriggio, il mio nome è Federico Malvezzi, sono Chief Strategy Officer di Unguess, Be Smart from the Start. Unguess sta per Undo Guessing, quindi togliere il guessing dal vostro lavoro. Lo facciamo attraverso una piattaforma digitale di crowdsourcing, ovvero mettiamo in contatto in modo veloce, facile e efficace i nostri partners e clienti con il crowd, con i loro clienti, prospects o anche detrattori, volendo. Questo lo facciamo quindi portando il crowd in una situazione in cui riescono a testare e a dare degli insights reali ai nostri clienti, ai nostri partner, di modo che si possa chiudere il più possibile quello che è chiamato empathy gap. Quindi le aziende si fanno delle domande per costruire delle soluzioni, dei prodotti che siano il più customer centric possibile, e c'è una ricerca di Capgemini che dice che il 75% delle aziende crede di farlo, e lo fa. Dall'altra parte, i consumatori finali, soltanto nel 25% dei casi riconosce questo sforzo con un risultato positivo. Grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti a questa tavola rotonda. Io sono Gabriele Albani e lavoro per il gruppo Teleperformance, che probabilmente non conoscete o non conoscete consapevolmente, perché l'attività della casa madre della multinazionale è la gestione dei servizi di contact center in outsourcing per tantissime aziende nel mondo. Quindi se avete chiamato un numero verde o interagito con un'azienda con un'email o comunque un'altra forma di interazione, un chatbot, un bot, molto probabilmente avete già interagito con noi. All'interno di questa multinazionale, che è un'azienda da 500 milioni di dipendenti, 7 miliardi di fatturato, quindi nel proprio settore è l'azienda più grande al mondo, io dirigo una piccola divisione che è una boutique che si occupa di ricerche di mercato, analytics e consulenza sulla customer experience. E quindi aiutiamo i nostri clienti a gestire al meglio l'esperienza dei clienti o anche dei dipendenti, visto che anche oggi abbiamo più volte ribadito la sinergia tra customer e employee. Il nome della nostra divisione è Teleperformance Knowledge Services, e abbiamo avuto contatti con tante aziende di voi o come attività di contact center o per le attività di consulenza. Grazie ancora per essere intervenuti. Grazie Gabriele. Abbiamo conosciuto la nostra squadra, e come negli annunci nello stadio comincerei dal portiere della squadra, il nostro CX goalkeeper, che ha anche un bel cappellino rosso e nero, che è anche CCXP, quindi ha in qualche modo la certificazione più autorevole a livello internazionale data da CXPA ai professionisti della Customer Experience. Ho anche il piacere di annunciarvi che per voi che state partecipando fisicamente all'evento c'è uno sconto per la membership annuale di CXPA, riceverete i dettagli
via email. Entriamo nel vivo come CX Goalkeeper. Partiamo da quello che CXPA un po' ci dice della relazione, no, tra UX, user experience e customer experience, così poniamo un po' le basi anche teoriche, vediamo se siamo d'accordo, se giochiamo insieme. Grazie mille Pasquale, chiaramente il rosso e nero è un caso. Tornando seri, se parliamo di user experience, quello che dice la CXPA, la Customer Experience Professional Associations, dice che la user experience è quel processo, quel metodo che si stabilisce e viene seguito per fare il design delle esperienze che offriamo ai nostri clienti. E ci sono diversi modi di interpretare questa definizione. Sì, la customer experience è parte della UX, la UX è parte della customer experience. Quello che dice questa associazione dice che la user experience è una parte della customer experience e lo spiegano in un modo molto interessante. Se noi prendiamo l'esempio di un portafoglio di progetti che una ditta fa perché ha una chiara strategia, lì si definisce nel portafoglio di questi progetti le cose giuste da fare e questa sarebbe la customer experience, mentre la user experience prende il singolo progetto e dice facciamo questo progetto nel modo giusto. Quindi si può discutere su questo tema e dire la user experience definisce il come viene definita un'interazione, una parte molto molto importante della customer experience. Un altro esempio che portano sempre è la customer experience guarda più sull'orizzontale, quindi una journey end to end dall'inizio definisce la parte culturale, la parte organizzativa, eccetera, eccetera. Mentre la user experience in una interazione in questa journey cerca di ottimizzarla nel modo migliore andando il più profondo possibile e creando un'organizzazione attorno a questa interazione. Io comincerei subito con la conversazione tirando in ballo Christian. Sei d'accordo un po' con questa definizione? Per la tua esperienza cosa fa un team di CX, un team di UX? Sono lo stesso team, sono team separati? Ci racconti un po'? Allora, adesso tanto diventa difficile dopo la definizione. Rigorosa. No, però sì, nel senso io la vedo leggermente, ma leggermente in modo diverso, nel senso che non guardo tanto se la UX è parte della customer experience o il contrario, ma le vedo più come, cioè, due facce della stessa medaglia, nel senso che comunque le vedo strettamente dipendenti, nel senso che comunque sicuramente la user experience è un po' quello che è l'interazione che il cliente, no, ha del prodotto, del servizio, del sistema, del processo di vendita, di qualunque touch point, diciamo così, che ha col cliente. Allo stesso tempo però per avere una user experience ottimale deve essere chiaro, no, qual è un po' l'orientamento e qual è il rapporto tra il cliente e il brand, no? Perché sennò poi le due cose non si parlano. Tra l'altro, ecco, quando si parla di user experience si parla molto di digital, nel senso tutto il web, MySkyApp, le app, scusate, le formazioni professionali, ho detto MySkyApp invece di app, però era per capirci. In realtà, ecco, secondo me la user experience sono tutti i touch point che un cliente può avere con il brand, no? Cioè io immagino anche le comunicazioni, immagino noi abbiamo la fortuna di avere un prodotto fisico nelle case di tutti i nostri abbonati, quindi anche quello che chiamiamo decoder diventa un touch point rilevante, soprattutto se ti permette di fare delle transazioni, di consultare le fatture, di poter richiedere di aggiungere o di togliere dei pacchetti, quindi tutte queste, fino ad arrivare, e la estremizzo, adesso poi qualcuno, magari qualche puro della user experience mi guarderà un po' male, per me anche il retail può essere user experience, cioè il mondo fisico, vedere come un punto vendita è disposto, quali sono qual è anche i momenti in cui il cliente da solo può andare a vedere un determinato prodotto, a informarsi sulle offerte che ci sono. Quindi poi diventa fondamentale che tutti questi touch point parlino lo stesso linguaggio. Quindi ecco, io la vedo un po' così, la vedo come due facce della stessa medaglia che devono vivere necessariamente insieme per garantire poi anche una certa coerenza in tutti i touch point dei clienti.
Andiamo a immergerci proprio nella UX. Anna, mi raccontavi che tu ti occupi proprio di UX nel customer care, nel creare un'esperienza digitale che sia anche in linea con quella che è un'esperienza magari fisica delle vostre boutique. Infatti io sono sicuramente più allineata con la prima definizione, forse perché vengo da un mondo che vuole unificare tutto, che è quello appunto il mondo digitale, che vuole unificarsi e mettersi assieme con il mondo retail, però restano ancora due mondi molto diversi e per me la user experience è una parte della customer experience, come si diceva all'inizio, come era la definizione iniziale. Infatti il nostro obiettivo che al momento il nostro obiettivo al momento è proprio di cercare di portare il nostro utente dell'e-commerce a vivere quella che è l'esperienza invece in negozio e quindi la customer experience, come lo vogliamo fare tramite la user experience. La mia posizione all'interno del customer è, vorrei dire, vantaggiosa, perché mi confronto tutti i giorni con clienti, ho tutti i giorni feedback da parte dei clienti dell'e-commerce, quindi del mondo digital, che mi danno feedback e mi fanno capire che cosa manca ancora nel nostro mondo digitale, nel mondo dell'e-commerce, dei marketplace, per raggiungere quella che è l'esperienza cliente che invece il nostro cliente è abituato a vivere quando entra in un negozio Venchi, quando acquista fisicamente, quando parla fisicamente con uno store assistant, quando si fa guidare nella scelta del prodotto. E quindi ritorno appunto su quello che dicevo all'inizio: per me la user experience è solo una parte, è una parte della customer experience generica che vogliamo poi raggiungere e garantire a tutti i nostri clienti online e offline. Grazie Anna. Hai parlato di UX, mi viene in mente che effettivamente poi la UX vive anche di dati. Francesco, ne parlavamo prima dell'evento, no? Che effettivamente la UX per funzionare ha bisogno di dati, è come se fosse un abilitatore di una customer experience intesa in senso un po' più ampio, no? Sì, è corretto, nel senso che, vabbè, per dare un po' di contesto iniziale, forse semplifico un po' il ragionamento, però, e non so neanche se il termine che uso in realtà è corretto, sia corretto, per me la UX è un trigger della customer experience. Da un lato la customer experience è visione, cioè da un lato la customer experience è capire effettivamente dove sta il mio cliente, quali sono i punti di contatto che io devo necessariamente gestire con il mio cliente, e quindi è, se vogliamo visualizzare in una roadmap, è appunto la mia roadmap di medio-lungo periodo. La UX è un trigger, è un abilitatore poi di tanti piccoli mattoncini, tanti piccoli pezzettini che nell'onboarding, piuttosto che sul punto vendita, nell'upselling, eccetera, abilitano sostanzialmente questo tipo di esperienza. Un terzo elemento, quello che dicevi appunto tu, i dati. È scarico? Pronto, grazie. Grazie mille. Aggiungo un terzo incomodo al tavolo, nel senso che per me i dati sono sostanzialmente il terzo giocatore in campo, nel senso che oggi non è possibile avere o lavorare in maniera performante ed efficace sulla user experience se non abbiamo dei dati, o comunque se non siamo capaci di analizzare i dati e quindi di lavorare per esempio in delle logiche veloci di A/B testing, migliorare sostanzialmente i percorsi che il mio cliente deve fare in quello specifico touch point. Ma in realtà il dato diventa anche, sta che risiede magari nel mio CRM, deve diventare anche un elemento per orchestrare e realizzare delle comunicazioni, dei contenuti che poi si trasformano in user experience, ma che siano davvero personalizzati sul cliente con cui sto parlando. Quindi in questo, diciamo, binomio user experience e customer experience io ci metto il carico del dato. Ecco, per me il dato è un elemento fondamentale che tutti quanti dobbiamo guardare quando pensiamo a come strutturare e come migliorare la customer experience per i nostri clienti, che sia esclusivamente digitale. Noi lavoriamo principalmente in ambito digital, ma seguiamo e sviluppiamo progetti che poi hanno comunque sempre, e mi ritrovo molto con il ragionamento dei colleghi, che hanno comunque sempre anche un link con il field, con il mercato, con il punto vendita.
perché viviamo, non viviamo solo di digitale, ma viviamo di fisicità, e quindi anche nel business, o comunque anche quando costruiamo delle strategie, dobbiamo per forza pensare che tra questi due elementi dell'ecosistema c'è sempre una relazione che va gestita, e anche in questa relazione in realtà ci sono dei dati importanti che possiamo utilizzare per migliorare. Grazie Francesco, ancora siamo abbastanza d'accordo, cerchiamo di far creare un po' di polemica, così diciamo vi aiutiamo anche a tenere alta l'attenzione. Federico, tu sei l'uomo della polemica in questo momento, perché in qualche modo la posizione della UX è ancora abbastanza subordinata alla customer experience, o comunque a una relazione in cui in qualche modo una viene un po' prima dell'altra, forse, ma è ancora così? Allora, io ritengo di no, ritengo che ci sia molta più continuità, quindi parto dalla posizione di Christian e la spingo ancora un pochino più in là. Non è troppo polemica, no, per ora. Quindi in questa continuità ritengo che sia molto importante, partendo dal punto di vista del customer, in quanto appunto avendo una serie di sempre più punti di contatto sia online che offline, se non c'è questa continuità c'è anche il rischio di perdere la forza del messaggio del brand e di brand identity. Da un punto di vista delle aziende, anche quindi organizzativo e di gestione, la UX oggi ha anche tante metriche oggettive e soggettive che possono farla evolvere a una disciplina più strategica, tanto quanto considerata storicamente la CX. E, da un punto di vista nostro, in quanto fornitori di servizi per aziende che si preoccupano sia di UX che di CX, noi storicamente siamo partiti dal mondo digitale, quindi più UX. Ci siamo ampliati nella nostra offerta, nelle nostre metodologie, al mondo della CX. Oggi, nella maggior parte dei nostri supporti, faccio fatica a vedere se c'è un progetto solo di UX o solo di CX. Vengono praticamente quasi tutti assieme, anche tra l'altro con colleghi qui presenti nella tavola rotonda. E ora abbiamo cambiato anche il nostro modo di raccontarci. Prima dicevamo UX e CX, ora diciamo Experience Research. Bene. Gabriele, mi sa che sei abbastanza d'accordo con questo punto di vista, no? Che pone UX e CX a pari merito in qualche modo. Sì, sicuramente sì. Beh, è interessante vedere come su questi concetti ci sono punti di vista anche differenti, poi in alcuni casi convergono. Il mio punto di vista converge con l'ultimo intervento, anche se poi in realtà la domanda che ci poniamo prima rispetto a ragionare su quando dobbiamo mettere in campo competenze più generali legate al mondo della customer experience generale, quando dobbiamo mettere in campo competenze più specifiche sulla user experience, a monte in realtà c'è una domanda che ci facciamo sempre prima di tutto, che è quella di capire qual è il legame tra l'experience e il valore. L'obiettivo che abbiamo è quello di lavorare con le nostre aziende, con le aziende dei nostri clienti, per migliorare la customer experience, per migliorare l'esperienza a tutto tondo dei clienti delle nostre aziende committenti, ma con un chiaro obiettivo di generare valore. E quindi è quello che ci guida. I nostri strumenti e l'esperienza sugli analytics, alcune metodologie specifiche, ci permettono di capire nell'ambito dell'esperienza del cliente cos'è che effettivamente genera valore, cos'è che porta a generare un comportamento positivo che sarà positivo per la persona, ma positivo per l'azienda. Positivo per l'azienda vuol dire un cliente più fedele, un cliente che spende di più, un cliente che promuove. Quindi prima di tutto ci poniamo questa domanda: cos'è che bisogna fare per generare valore migliorando l'esperienza? Da questa domanda poi nascono gli interventi operativi, vengono identificati i driver, e alcune volte i driver di intervento vanno più nel campo della user experience, altre volte vanno più nel campo del journey, dei processi, quindi diciamo della customer experience in maniera un po' più ampia. E quindi alla fine, partendo dall'obiettivo del valore, in un certo senso per me le tematiche di customer experience o user experience le trovo più o meno equivalenti, sono i dati che ci dicono quali sono le informazioni importanti per generare valore, e poi su quelle mettiamo in campo le competenze necessarie, in un caso o nell'altro, non sono sempre le stesse. Bene, allora avrete capito che ci siamo distribuiti nell'ordine dalla CX fino alla UX, così anche logisticamente è chiaro un po' da che parte siamo. A questo punto, Gianpaolo, per voi, per Starbucks, la UX, intesa anche ovviamente soprattutto con quello che abbiamo in mente
come digitale in senso ampio, tutto quello che ha uno schermo, però quando penso alla magnifica Roastery in Cordusio, il digitale lì dov'è? Ovvero, cos'è per voi il digitale rispetto, quindi la UX rispetto alla customer experience? Sta lui, sta da quella parte, quindi... Questa è una domanda che mi fanno spesso, infatti poi mi nascondo. Intanto, non so se conoscete la missione e i valori di Starbucks, ovvero, è proprio scritto, lo trovate su internet, lo trovate sui biglietti da visita, lo trovate sugli scontrini, che dice ispirare e nutrire lo spirito umano, una persona, un caffè, un quartiere alla volta. E ascoltando tutti i colleghi, io proporrei di inserire un'altra ex, ovvero la partner ex, cioè la PX. I partner per noi sono il nostro team, sono le nostre persone. E credo fortemente che per imparare a valorizzare, come alcuni di noi hanno detto, valorizzare ciò che è l'esperienza, bisogna partire dall'ascolto all'interno del proprio team, perché sono i migliori che ci possono dare delle risposte e dei dati effettivi e reali che nascono da una customer experience concreta, di faccia. Tant'è vero che, come dicevi bene Pasquale, la Roastery è completamente basata sulla customer facing, perciò ha completamente un'esperienzialità diretta con il cliente, dove talvolta non si tende neanche a parlare di caffè. A volte si parla di ben altro, si parla di come è andata la giornata o di interessi personali, perché secondo me l'esperienzialità è soggettiva. E quindi, essendo soggettiva, secondo me le grandi aziende devono riuscire ad avere una elasticità capace di dare la possibilità al cliente stesso di essere soddisfatto in varie maniere. Mentre sulla user sicuramente è più difficile, perché magari si concentra più sull'oggetto della richiesta, dell'esperienzialità. Nella parte customer invece, secondo me, si può migliorare tanto cercando di essere elastici. Certamente vanno posti dei vincoli, perché non si può eccedere, però noi ci concentriamo totalmente sulle persone, tant'è vero che Starbucks non è un'azienda di caffè che serve persone, ma un'azienda di persone che servono caffè. E basta incrociare due semplici parole, ma cambia completamente il significato. E per noi l'esperienzialità parte tutto dalle nostre persone, per poi arrivare al cliente finale in svariate maniere. Grazie Giampaolo. Tu dicevi appunto l'importanza del face to face, quindi ti chiedo di prendere fiato e di aiutarmi a rilanciare un altro giro di tavolo sulla relazione che magari ci può essere anche virtuosa tra il face to face e quello che è anche magari il digitale, in che modo può esserci comunque, nonostante appunto ci sia una centralità dell'esperienza fisica, però anche una centralità delle persone che ci sono anche nel mondo digitale, quindi magari può essere ci può essere anche un'opportunità nella convergenza, no, di due mondi che ormai abbiamo imparato sono totalmente sovrapposti, non c'è una discontinuità. Assolutamente sì, abbiamo visto in questi anni e soprattutto in questi ultimi due anni, abbiamo fatto dei test a livello globale, non tanto in Italia ma più che altro a livello globale, soprattutto nel mercato americano, dove abbiamo compreso che il digitale ovviamente e il customer, anche un'azienda come la nostra che ha basato per 50 anni tutto dentro gli store, abbiamo visto quali sono le possibili opportunità. Quello che abbiamo imparato è che a fronte di un'ottima customer experience nasce poi una fidelizzazione verso la digital experience e non l'incontrario. Le probabilità, se creo un'ottima digital experience, sono sicuramente scarse nel farmi venire poi all'interno dello store, quantomeno a farmi fidelizzare, quantomeno a farmi affezionare allo store. Pensate, Starbucks ha 35.000 store a giro per il mondo, quindi difficile riuscire a costruire il proprio bar, no? Il bar del vicinato dove vado tutti i giorni. Non è semplice, perché comunque si rischia di replicare sempre l'esperienzialità alla stessa identica maniera. E proprio per questo abbiamo detto non ci concentriamo troppo e non focalizziamo troppo nel mondo digitale, cosa che questi due anni ci hanno ovviamente portato a fare, ma soprattutto adesso il nostro CEO Howard Schultz, che è rientrato da poco, ha proprio detto reinvestiamo completamente tutto sulle nostre persone, sui nostri store, quindi proprio per andare a riconcentrare tutto all'interno dei nostri store. Quindi secondo noi
la customer experience ovviamente viene prima del mondo digitale, perché crea poi la conseguenzialità positiva verso il mondo digitale. Sicuramente all'incontrario ci sono dei vantaggi, senza ombra di dubbio, ma non sono così alti come verso la customer in primis. Viene prima e magari può essere anche di ispirazione per quello che accade sui canali digitali. Se l'esperienza, penso appunto a quanto ci ha raccontato, no? Anna ha accennato che l'esperienza pensata per lo spazio fisico poi si ovviamente definisce anche un po' quella che è l'ispirazione per la user experience, quindi l'esperienza nei canali digitali. Sì, infatti mi trovo molto allineata con quanto appena detto. Funziona allo stesso modo anche per noi, anche in Venchi. Venchi nasce come retail, Venchi nasce come il cliente che entra nel negozio, che fa il pick and mix, quindi sceglie, personalizza il suo pacchettino di cioccolatini, un po' come invece il cliente che entra in Starbucks, che vive l'esperienza del negozio proprio a livello fisico, è seguito da le persone che ci sono al suo interno. E anche per Venchi funziona allo stesso modo. La sfida però che noi adesso vogliamo assolutamente prendere, cogliere, è di portare tutto quello che è questa esperienza anche nel canale digitale, che è quello che dicevo prima. Invece mi sembra di capire, lato vostro, che comunque continuate a puntare su ed il retail resta sempre al primo posto, che lo è anche per noi. Però la sfida è proprio di riuscire tramite il canale digitale a raggiungere tutti e soprattutto continuare la fidelizzazione che è stata fatta nel canale offline, nel negozio, nel retail, e però raggiungere grazie al canale digitale tutti quanti, tutto il mondo, perché anche noi abbiamo tanti negozi in giro per tutto il mondo, un po' meno dei vostri, ma comunque ci arriveremo. E però dopo tutto il digitale è necessario per raggiungere veramente tutti, e quindi quello che è la user experience sta diventando secondo me fondamentale, quindi non la lascerei noi abbiamo deciso di non lasciarla in secondo piano e di prendere un po' questo percorso che ci porterà a migliorare sempre più anche lato proprio di esperienza utente e non solo cliente, perché poi sarà una conseguenza, forse andrà ad aumentare ancora di più quella che è già l'esperienza cliente in negozio. Hai detto una cosa molto interessante sul raggiungere tutte le persone. Il digitale permette di raggiungere in alcuni casi più persone di quelle che ovviamente un canale fisico, che ha delle limitazioni geografiche, logistiche, può raggiungere. E quindi in qualche modo, tornando sul versante della user experience, la user experience permette anche una forte personalizzazione, quindi in qualche modo potrebbe essere quasi complementare per certi versi, o comunque potrebbe quasi aumentare talvolta l'esperienza fisica. Che ne pensi? Poi anche ero curioso di sapere da Francesco, no, questo tema della personalizzazione tra che la UX permette in più magari rispetto alla CX, o che possono diventare complementari in questo caso. Vado io? Ok. Ma allora, mi sembra indubbio che la complementarietà, lo accennavo forse io prima, ma insomma Giampaolo e Anna l'hanno confermato, la complementarietà esiste perché, come dire, siamo fisici, viviamo in mondo digitale. È chiaro che il loro punto di vista è il punto di vista di due vendor, due operatori che hanno, come dire, un setting di priorità sul fisico molto molto rilevante. Se facessimo lo stesso ragionamento con una industry o con un business dove questa esperienza fisica sostanzialmente non esiste, penso, che ne so, al mondo delle utilities, forse anche alle media, non lo so, però diciamo a mercati che hanno un livello di priorità diverso sul rapporto fisico, mondi legati alle commodity per esempio, è chiaro che forse questa chiacchierata avrebbe degli spunti probabilmente un po' diversi, no? Resta il fatto che quindi è un tema di settare le priorità all'interno di una roadmap di investimenti, una roadmap di scelte strategiche che poi ognuno di noi che governa le leve di business deve fare appunto rispetto alle caratteristiche del proprio settore. È chiaro che però la relazione esiste, e quindi è chiaro che le due cose si devono parlare per portare valore. Mi vengono in mente degli use cases che gestiamo laddove il digitale, ancora di più se è personalizzato, riesce a lavorare molto sui concetti di loyalty o di stimolo, di ritorno, imperdonabilità sul punto vendita.
Se io per esempio faccio un test drive di un'automobile in un concessionario e quindi in quel momento provo un'esperienza forte con un prodotto che mi piace, per il quale magari in concessionario io ho scelto delle caratteristiche specifiche di quell'auto che dei miei sogni che vorrei comprare, e poi il dealer o l'automotive mi fa un recall con un contenuto emotivo, come potrebbe essere un video, ok? E quindi un contenuto digitale, se vuoi, all'interno del quale però, e torno al tema dei dati, che per me e per noi è fondamentale, all'interno del quale però non c'è solo in maniera generica un'automobile, ma c'è proprio l'automobile che io ho provato in quel momento, in quel punto vendita, sto riprovando un'esperienza attraverso un formato digitale, sto riprovando un'esperienza che ho provato in un punto vendita fisico. E allora da qua c'è un concetto, e si introduce un concetto forte che mi dice che cosa? Che la complementarietà sui due, e sui due, anche in questo caso sui due elementi, deve può diventare un elemento che stimola la loyalty e quindi la fedeltà. E questa è un po' la keywords con cui vorrei chiudere questo ragionamento. Complementarietà assolutamente sì, un livello di priorità che variano da comparto a comparto, ma guardare sempre ai touch point anche in una logica di fedeltà cliente. E questa relazione fisico-digitale ci può aiutare, perché è chiaro che io posso comprare del cioccolato o del caffè su un punto vendita, ma se poi il mio rapporto con la marca e con i valori di marca è bello, è emozionale, è emotivo, così come lo è stato in punto vendita, anche nella relazione digitale, è chiaro che in quel momento sto lavorando sul rafforzamento della fedeltà e della relazione con il brand. Certo. Anna, volevi aggiungere qualcosa su questo tema della persona? Ok. Perché immagino che Federico scalpiti nell'aver visto magari un legame, visto che abbiamo parlato di personalizzazione, di UX che abilita alla personalizzazione, quindi il digitale, anche qualche legame con l'innovazione, con la digital transformation, cioè quindi CX, UX e quindi anche forse trasformazione digitale, adottare un linguaggio all'interno delle aziende che sia più abilitato dal digitale in senso ampio. Sì, trasformazione digitale che, di nuovo, ripartendo dal consumatore, porta l'opportunità di avere delle esperienze sempre più seamless, disegnate già in un'ottica omnicanale. Da un punto di vista delle aziende, l'opportunità in questa digital transformation anche di collegare in modo sempre più diretto anche la UX a dei risultati economici. Quindi sempre di più al business, come ci siamo detti è stata più storicamente la CX. E da un punto di vista di fornitori, la possibilità, l'opportunità in questa digital transformation di offrire dei servizi sempre più integrati, quindi di UX e CX che si mischiano e rimangono coese e coerenti. A questo punto ci mancano dei case ancora più approfonditi. Gabriele, vuoi iniziare tu a raccontarci qualche case di UX, CX? Abbiamo visto che sono molto collegate, quindi... Beh sì, sicuramente abbiamo parlato di casi di convergenza tra il mondo fisico e il mondo digitale, che effettivamente è un ambito che sta generando molti progetti e molte opportunità per la nostra azienda di generare valore con i nostri clienti. Dalle cose che definisco un pochino più semplici, no? Immaginate il mondo delle banche, il mondo degli uffici di assistenza delle aziende energetiche, il mondo delle aziende di spedizione, dove comunque c'è un volume di interazioni fisiche molto molto importanti. Ogni interazione può essere valorizzata in termini di relazione, in termini poi di opportunità commerciali, introducendo in quel momento l'interazione fisica elementi digitali che possono permettere di parlare di altri prodotti, di altri servizi. Avete visto in questi giorni, ormai è difficile distinguere un'azienda di telefonia, però vende l'energia, un'azienda energetica vende, no? Quindi questo tipo di sinergie fa sì che in una opportunità di interazione sono tante le relazioni commerciali che possono essere messe in campo, e quindi la tecnologia digitale ci aiuta a far sì che in un punto fisico non ci sia magari l'addetto dello sportello che cerca di promuovere un nuovo prodotto, ma ci sia un'area supportata da opportuni strumenti, magari un phone booth, una specie di cabina telefonica con un bel video pronto per mettere a disposizione di quella persona una video call con un addetto specifico, che se quella persona vuole approfondire un tema
poi immediatamente nel punto fisico andare a parlare con il massimo esperto in un ambiente riservato e con una persona che lo aiuterà a risolvere quell'esigenza. Le interazioni anche dai punti fisici tramite video stanno crescendo tantissimo in tutto il mondo e portano un tasso di conversione delle opportunità commerciali molto molto alto. E questo è un esempio di diciamo progetti che definisco ormai abbastanza ordinari. Poi ci sono le cose più fidanti, nate magari sull'onda del Covid, come quelle che ci vedono impegnate con alcune aziende dei brand del lusso per provare a convertire sul mondo digitale l'esperienza della boutique in ambito luxury. Chiaramente vediamo, in un certo senso sono due opposti, no? La boutique di un brand del lusso dove hai la persona che ti accoglie con come dire, la massima attenzione, la massima cura, la massima personalizzazione. L'obiettivo di alcuni progetti è come fare a replicare quell'esperienza in ambito digitale, in ambito del processo d'acquisto digitale. Interessante come sfida, stiamo sperimentando molte cose, con impatti importanti dal punto di vista dell'esperienza del cliente e anche dei costi dei processi, quindi poi bisognerà andare a capire qual è la soluzione che effettivamente genera valore per tutti, perché nel mondo dell'abbigliamento di lusso abbiamo studiato anche l'invio, la spedizione a casa del cliente che ha prenotato l'appuntamento digitale, la spedizione della palette, di tessuti, di colori, dove può scegliere il prodotto ma contemporaneamente guardare i tessuti e poi completare l'acquisto online. Ovviamente grande soddisfazione del cliente, grandi costi a valle, diciamo a valle, a monte di questo processo, quindi ora ci sarà da ottimizzare. Questo per dire che la sinergia tra digitale e fisico vede delle sfide ormai consolidate che si possono raggiungere in alcuni settori e delle sfide ancora innovative, per esempio ho citato quella del settore del lusso, che ci permettono di divertirci ogni giorno su cose nuove con i nostri clienti. Grazie Gabriele. Hai parlato di convergenza tra CX e UX. Se non ricordo male, proprio su questo palco, sulla versione virtuale di questo palco, Christian, tu parlasti dei vostri progetti che cercano di coordinare tramite la CX e tramite il team CX, la relazione tra CX e UX e tutta quella poi l'esperienza che ai vostri clienti viene fornita attraverso tutti i punti d'accesso. Come dopo un anno, come si è evoluta la situazione in termini proprio di... Ma allora, la situazione... Io continuo... Mi sentite sempre, vero? Sì? Sì. Ok. La situazione si è evoluta nel senso che comunque, diciamo, anche in questo caso noi... Federico prima ha detto una parola, no? Ha detto omnicanale, cioè noi ci consideriamo, diciamo così, un'azienda omnicanale, nel senso che comunque cerchiamo di garantire un po' la stessa esperienza su tutti i vari touch point che un cliente può avere. Tra l'altro, secondo me, stiamo facendo anche alcune scelte che vanno un po' contro quello che è un po' il trend di tante altre aziende, tutte tendono a digitalizzare, sentivo, no? Noi invece abbiamo fatto delle mosse un po' diverse, nel senso che un anno e mezzo fa abbiamo aperto i primi negozi monobrand, quindi rispetto magari a quello che c'era prima, abbiamo puntato forte per creare questi negozi dove il cliente entra e viene gestito solo per il prodotto Sky e nient'altro. Ci siamo lanciati nel broadband sempre un annetto e mezzo fa, che comunque è una realtà totalmente diversa e che ancora, a mio avviso, funziona molto nel mondo retail. E entro la fine dell'anno entreremo in un nuovo mercato che ancora funziona nel mondo del retail. Beh, stiamo parlando, no, di televisori, e quindi sicuramente questo è un'ulteriore nuova sfida. E, per questo motivo io prima, no, cercavo di stressare un pochino il concetto di estremizzare anche il concetto che la UX non sia soltanto il digitale, proprio perché la nostra è una realtà che cerca di offrire al cliente il modo migliore di gestirlo in base a quello che è il suo intent. Cioè, se io ho un bisogno di parlare con un operatore, devo poter parlare con un operatore. Se voglio fare una cosa in poco tempo e magari anche facile da gestire, lo posso fare su digital. Se devo andare a vedere fisicamente un prodotto perché non sono convinto da quello che ho visto sul web o sull'app, posso andare nel punto vendita. Quindi, secondo me, l'ultima sfida è poi rendere, no, visto che comunque abbiamo detto che poi deve essere garantita un certo livello di esperienza, un certo tipo di esperienza
in tutti i touch point e anche rendere smart, facile il passare da un touch point all'altro. Cioè, nel senso che comunque è importantissimo, ora non voglio parlare di hybrid, abbiamo parlato di fisico, digitale, eccetera, però io posso tranquillamente iniziare a scoprire un prodotto, a scoprire un servizio da digital e poi facilmente fissarmi un appuntamento nel pomeriggio e andare a vederlo nel punto vendita. Tornare da casa dopo che ho visto il prodotto e ricomprarmelo da digital, magari senza dover reinserire tutti i dati e ricominciare da zero. Quindi credo che, ecco, questo, nonostante sembri una cosa un po', soprattutto continuare a puntare forte sul retail per un settore come il nostro, no? Poi ovvio ce ne sono altri che si sposano molto di più, però ecco, credo che sia importante rendere agevole la vita del cliente in base a quello che è la sua necessità e cercare poi di anche consentire di muoversi agilmente tra un touch point e l'altro. Vediamo dove abbiamo iniziato con il CX Goalkeeper. Gregorio, raccontaci qualche case magari che ti sembra particolarmente rilevante nella relazione tra CX e UX, come lavorano insieme anche team diversi magari in azienda, oppure team cross-funzionali. Assolutamente, qui prendo casualmente l'esempio del calcio. In una squadra di calcio hanno tutti un target, vogliono vincere la partita. E la stessa cosa l'abbiamo applicata anche in una ditta e abbiamo detto perché c'è un team di UX, un team di CX, un team che si occupa di questo e quell'altro. Abbiamo prendiamo l'esempio del calcio o prendiamo l'esempio del mondo agile, il tema community of practice. Abbiamo detto perché non prendiamo dalle differenti dipartimenti, marketing, IT, customer service, le diverse persone le mettiamo insieme e gli diamo un target comune. Ed ha veramente funzionato, invece di discutere voi della UX dovete fare solo questo e questo, voi della CX potete fare solo questo e questo, li abbiamo messi insieme, gli abbiamo dato un target comune, si sono organizzati da soli, si sono dati delle regole da sole, ero parte di questo gruppo, e abbiamo cominciato una collaborazione. E questo aiuta moltissimo anche a andare contro un problema che vediamo spesso nelle ditte, il marketing con determinati target, il customer service con altri target, e creando queste community in modo orizzontale in questi silo ci ha veramente portato avanti e ha creato un valore aggiunto perché avevamo tutti un target comune. Facile a dirsi, difficile a farsi, ma la realtà funziona e penso che questo sarà il futuro. Chiudere perché abbiamo un po' di tempo, che non ci bloccano. Un'ultima domanda flash, un minuto a testa. Se aveste la bacchetta magica, magari in termini di costi, benefici, tempi, per implementare qualche novità organizzativa o anche funzionale all'interno della vostra azienda, relativamente alla relazione UX e CX, cosa fareste? Anna, cominciamo da te. Sì, io sicuramente, che poi non saremo sicuramente i primi a farlo, però creerei uno showroom con i nostri prodotti che sono emozionanti anche da lontano. Ovviamente non si possono assaggiare da lontano, però questo è inevitabile. E creerei la figura di una sorta di store assistant, però da remoto chiaramente, che supporta il processo prevendita in modo da ricreare un po' quella che è l'esperienza che il cliente vive. Parla anche durante l'acquisto online, quindi sia in termini di supporto proprio tecnico, che prodotto scelgo, che poi di supporto all'esperienza, quindi l'essere sentirsi anche da lontano dentro uno showroom al mondo Venchi, ai colori Venchi, e ovviamente con una figura che rappresenti quella che è l'azienda. Con la bacchetta magica cosa... Ma allora... Prendo un secondo quello che stava dicendo Gregorio, perché secondo me è un tema molto importante ed è un tema culturale che purtroppo ancora facciamo fatica ad inserire nelle aziende. Quindi se io avessi la bacchetta magica cambierei l'organizzazione di quasi tutte le aziende cercando... ho una bacchetta magica, cioè spero di poter almeno esprimere un desiderio. E cercando proprio di creare questa sorta di CX community, CX board, adesso non mi ricordo come l'ha chiamata Gregorio, però cioè il tema è quello, tutte quelle funzioni che lavorano con il cliente devono stare insieme, lavorare insieme.
cioè non creare il team di CX, il team di UX, il team di comunicazione, il team di analisi, tutti in dipartimenti diversi, cioè chi lavora con il cliente deve stare insieme e lavorare per il cliente. Gianpaolo? Se trovi la bacchetta fammi sapere, passacela. Da parte mia, allora, c'erano due cose mi piacerebbe dire. Una è il barista virtuale, ovvero noi siamo un'azienda così grande, no? Così internazionale, con possibilità di connessione e clienti da tutto il mondo, che amano frequentare i vari Starbucks a giro per tutto il mondo, e quindi riuscire a mischiare questa virtualità in modo tale da affamare il cliente, poi da farlo tornare in modo fisico all'interno dello store, serve un qualcosa di maggio, su cui sto lottando da anni, soprattutto nella Rossi di Milano e nelle altre Rossi del mondo. E poi un'altra cosa, un corso accelerato per le persone un pochino meno giovani sul mondo digitale, e un corso invece accelerato per le persone più giovani sulla capacità di imparare ad aspettare, cosa che il digitale invece, soprattutto i meno giovani, sono completamente scordati, o meglio non sanno, non è colpa loro, che cosa significa aspettare. Ma stiamo sprecando un po' di bacchette stasera, perché sia, mi ritrovo abbastanza con l'idea, il punto di Gregorio e di Cristian. Adesso non voglio essere così drastico nel ribaltare le organizzazioni aziendali, però io ad esempio anche oggi, questo è un tema che è uscito in un altro paio di tavoli, no? Allora c'è tanta consapevolezza. Secondo me, io lo vedo anche su tanti tavoli di lavoro con i nostri clienti, le aziende hanno capito qual è la direzione, però oggettivamente sono un po' ingessate nell'organizzazione, no? E quindi forse se avessi una bacchetta magica per accelerare questo processo, vorrei che si accelerasse questo processo, e forse per farlo, oltre ai team ibridi o permeabili tra loro, che sicuramente sono una strada corretta, forse ogni manager e ogni C-level di un'azienda oggi, nei propri obiettivi personali, dovrebbe avere una voce, una pista legata alla CX o alla UX, no? Perché alla fine tutti quanti, dalla finanza, controllo, fino al customer care, perché è vero che ci sono reparti che hanno più contatto e più relazione con i clienti, il marketing, le vendite, il customer care naturalmente, però è anche vero che un po' tutta l'azienda deve muoversi come un ingranaggio che funziona su questi temi, perché sono temi che, come 20 anni fa abbiamo affrontato la trasformazione digitale di alcuni processi di comunicazione soprattutto, ed è stata una fatica per chi ha vissuto quegli anni e veniva dal mondo tradizionale della comunicazione, in questo caso oggi stiamo affrontando effettivamente un passaggio culturale, e quando si tratta di passaggi culturali, come dire, la bacchetta magica, ma magari, no? In qualche modo. E quindi secondo me, per essere molto concreti, io credo che ogni manager, ogni persona che lavora nell'organizzazione, forse un piccolo obiettivo su questi temi nel proprio lavoro di tutti i giorni dovrebbe avercelo. Gregorio. Io chiedo qualcosa di semplice ma magico, che possiamo fare tutti: essere clienti dei nostri datori di lavoro. Perché se noi non sappiamo come funziona la relazione del cliente con i prodotti che vendiamo, con le esperienze che offriamo ai nostri clienti, non possiamo andare da nessuna parte. Se i dipendenti non sono i primi fan di una ditta, è impossibile che i clienti diventino fan della nostra ditta. Grazie mille. Io aggiungo ai meeting di Cristian, se sono uniti meglio, ma se sono separati, una sedia vuota. La sedia di Amazon, in tutti i meeting di Amazon c'è la sedia vuota, quella del cliente, di modo che si possa quindi ascoltare il cliente per portargli quello che desidera, e soprattutto ultimamente trasparenza, personalizzazione, trust. Beh, devo chiudere io questa lista dei desideri, comincia a essere difficile, però allora uso la bacchetta magica in maniera egoistica, no? Anch'io sono ovviamente cliente di tante aziende, sono cittadino in questa pubblica amministrazione, quindi cercherei di utilizzare questa bacchetta magica per evitare di trovarmi in tutte quelle situazioni in cui, come manager che si occupa anche di customer experience, faccio in modo che i clienti delle mie aziende committenti non si trovino, no? Provate a richiedere un documento online a Roma, adesso non entro nello specifico, siamo anche in video, o provate a giustificare
l'assenza di vostro figlio su un'app, no? E vi rendete conto che come cittadini o come clienti ci troviamo davanti a un'infinità di situazioni dove evidentemente qualcuno sulla customer experience non ha ragionato al meglio, diciamo così. E allora, se ho la bacchetta magica, direi, beh, cerchiamo di fare in modo che quelle aziende chiamino me o comunque gli esperti della customer experience per far sì che come cittadino non mi debba trovare in situazioni che a volte per chi fa il nostro mestiere sono veramente sorprendenti. Quindi la uso un po' in maniera egoistica questa bacchetta magica, però alla fine potrebbe essere una ricaduta per tutti. Grazie. Grazie Gabriele. Tra l'altro si parla anche di citizen experience, quindi forse sarà un tema di un prossimo panel. Io mi ero preparato alla chiusura dicendo che siamo stati l'unico panel che non ha citato Amazon in tutto, però poi Federico non gliel'avevo detto, e quindi per cui ringrazio, diciamo, tutti voi per essere rimasti fino a quest'ora. Credo che ci sia Gloria che ci sta. Quindi grazie a tutti. Grazie. Tu hai paura di me ogni volta che mi muovo? No, perché vedo che ti avvicini. Vai, chiudi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a te Pasquale, oltre ad aver moderato la plenaria adesso, hai moderato, insomma, i tavoli di lavoro, sei nostro partner con CXPA Italian Network, quindi anche, insomma, grazie a lui che potete ricevere il voucher per la membership annuale all'associazione. Ovviamente ringrazio i nostri sponsor, anche voi dai. Quindi ringrazio gli sponsor Avaya, Carear, sto leggendo, lo vedete benissimo, Doxy, Pato, Singo, Medaglia, Skipper, Stalldesk, Teleperformance, Anguess e Zendesk, e ovviamente tutti i nostri guest on stage, quindi tutti gli ospiti che oggi insieme a noi sono stati sul palco, hanno condiviso le loro esperienze. Grazie ovviamente a tutti voi che avete investito la vostra giornata, spero bene, qui insieme a noi, e alla prossima. Vi faremo sapere di più sull'evento di novembre. A breve.